torna in campo domani il girone A di promozione con l'anticipo tra Real Guardiavo Mano e Piano della Lente. Il derby teramano aprirà la quarta giornata di campionato. I notareschini arrivano da un emplen di vittorie 3-3 e si godono la vetta in coabitazione con la Fucenza e Trasacco. I marsicani vogliono proseguire il loro periodo di forma, ma sulla loro strada troveranno un'Atria affamata di punti in cerca della prima vittoria stagionale. Non è iniziato come sperava l'Angizia Luco, che ospiterà la Rosetana di Pagliaccetti, mentre è sempre più in crisi la Sant'Egidiese. I giallorossi, partiti col favore dei pronostici, stanno deludendo e sono in fondo alla classifica con 1-0 pesante da cancellare, e domenica arriva al comunale di Sant'Egidio l'ostico San Benedetto Venere. Il miglior attacco del campionato contro una delle migliori difese, la sfida invece tra Mutignano e Tornimparte. Le altre gare di giornata saranno Alba Adriatica Casoli, Villa Mattoni Fontanelle, Paganica Favale, Universal Roseto San Gregorio. Nel girone B guidano invece la classifica Pianella e Lauretum a punteggio pieno. La squadra di Antignani ospita per la quarta giornata un Francavilla in crisi di risultati, mentre gli aprutini saranno in trasferta a Rapino. Partita di cartello di alta classifica, quella allo Speziale tra il 2000 Montesilvano e Bacigalupo Vasto Marina, mentre i cugini pescaresi del Città di Montesilvano, terza forza del campionato, saranno di scena a Lanciano. Avvio importante per le neopromosse Licese e Castrum, impegnate rispettivamente contro Fossacesi e San Giovanni Teatino. A chiudere il quadro saranno Atessa San Vito, Ortona Bucchianico e Castelfrentano Real Casale.